Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Snowflake. Io sono Roberto di Information Lab Italia e con me oggi esploreremo come avviene il caricamento di dati. In Snowflake ci sono diversi modi per caricare i dati. Si può usare Snowpipe, si può usare una bulk tramite qualche strumento GTL o si può usare un copy command. Oggi noi invece andremo a esplorare come farlo tramite external stage. Quindi per prima cosa avremo bisogno di creare un nuovo database con una nuova tabella, poi un nuovo external stage e infine un file format adeguato al CSV che andremo a importare. Sì, perché lavoreremo con i dati di City Bike che misurano i chilometri fatti in bicicletta a New York. Quindi per prima cosa andiamo a creare un nuovo database. Questo database si chiamerà City Bike e facciamo finish. Dopodiché torniamo sopra un worksheet, ci assicuriamo che stiamo usando come database quello appena creato, City Bike, facciamo magari il resumo del nostro warehouse, in questo caso il mio è già on, e dopodiché siamo pronti a incollare la prima query. Questa è la seconda che vi farò vedere, mentre la prima si occuperà di fare la creazione della tabella stessa, invece che da web interface lo faremo direttamente tramite query, ossia create oppure replace, tabella chiamata trips e poi tutte le colonne che ci interessano, ossia trip duration, quanto dura, a che ora parte, a che ora torna, e data type appartenente a quella colonna. Quindi facciamo run di questo primo ordine e vedete che la tabella trips viene creata con successo. Dopodiché possiamo andare a creare il nostro external stage, quindi torniamo dentro database, ci assicuriamo che la tabella trips è stata creata correttamente. Possiamo confermarlo. Dopodiché andiamo su Stages e da qua facciamo un bel create, selezioniamo Amazon Web Services, facciamo Next e qua non abbiamo bisogno di mettere alcuna key perché il database è pubblico fornito da Amazon, ma basterà aggiungere il link è l'URL. E il nome corretto che è City Bike Trips. Ricordate anche che per fare questa sperimentazione dovete essere nella regione US East connessi a Amazon Web Services. Facciamo finish. E una volta che siamo sicuri che il nostro stage è creato, ce l'abbiamo qua, possiamo tornare in worksheet e fare il comando che avevo fatto in anticipo prima, che è il list della tabella che abbiamo appena creato. Facciamo run, sempre ricordatevi di non selezionare all queries, ma sempre una alla volta per non sprecare crediti. E come potete vedere, ogni riga corrisponde a un file CSV compressato che è stato importato con successo dentro Snowflake. Vedete che abbiamo per ogni file praticamente una giornata e una volta che lo stage è completato, possiamo andare all'interno del file format a creare il futuro, diciamo, schema in cui verranno importati i dati. Quindi qua andiamo su File Format e facciamo Create. Qua la chiameremo CSV, Public, lasciamo Public, Format Type CSV perché è quello che ci interessa, Compress Method Auto, Column Separator Comma, giusto, Row Separator Line, va bene, e Header lines to skip 0 e field optionally e mettiamo qua double quote. In uno string invece lasciamo vuoto. Questo qua lasciamo vuoto anche.
facciamo finish. Il nostro file format è stato con successo creato e nel prossimo video andremo a vedere la seconda parte, ossia l'ingestione vera e propria del dato e alcune query che si potranno fare nel database. Quindi terminiamo qui la breve review sul caricamento dati tramite external stage. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sui prossimi video, in modo da sapere come finire il caricamento e come avvengono le query stesse. Poi nei capitoli successivi ci saranno molti altri argomenti, quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati. Vi auguro una buona serata e arrivederci. Un saluto da Roberto.